Certo che oggi mi sto facendo tante domande, Anto. Qui dentro c'è sempre tanta gente, ma adesso non vedo anima viva. E tu vedi qualcuno? No, non c'è proprio nessuno in questo parco. Ma perché oggi non c'è nessuno in questo parco? Non lo so, a me sta venendo proprio un dubbio, perché di solito ci sono tante persone, ma adesso... Non c'è anima viva, non c'è nessuno, diavoletti, siamo da soli in questo parco. E se fosse successo qualcosa di pericoloso, che tutti sanno e noi no? Vinci, non è che si aggira un mostro pericoloso in questo parco e noi siamo da soli? Perché non c'è nessuno, guarda, non c'è proprio nessuno. Ok, allora allontaniamoci da questo parco. Allontaniamoci, vieni subito allontaniamoci. Qui. Dobbiamo allontanarci cosa? Perché oggi cosa? Non c'è anima. Vinci, che cos'è questo avviso? In questo parco si nasconde il telefono della bambola di Squid Game. Cosa? In questo parco si nasconde il telefono della bambola di Squid Game. Della bambola di Squid Game. Sarà la verità o è una bugia? Non c'è anima viva qui dentro. Forse tutti sanno della notizia, solo vinci, noi. Vinci, vinci! Io voglio cercare il telefono della bambola di Squid Game. Cosa c'è scritto qui? Non dovete cercarlo? E perché noi non dobbiamo cercare questo telefono raro? Chi trova questo telefono scompare per sempre. Ah. Se ho capito bene, chi trova questo telefono scompare per sempre. Andiamo a cercarlo, anche se questa cosa è molto pericolosa, perché chi lo trova scompare per sempre dal mondo. Andiamo, andiamo. Telefono della bambola di Squid Game. Telefono, dove sei? Dove si potrà mai trovare questo telefono? Non lo vedo da nessuna parte, non troveremo mai questo telefono. Secondo me questa è una bugia. No, Anton, non è assolutamente una bugia, perché guarda, non c'è anima viva in questo parco. Secondo me tutti sanno di questa notizia. Telefono della bambola di Squid Game. Vinci, dietro di te c'è un cartello. Dietro di me? Sì, guarda. Non cercate il telefono della bambola di Squid Game. Perché non dobbiamo cercarlo? Non lo so. Se lo trovate vi succederà qualcosa di bruttissimo. Oh no, non ci credo. Questa sarà una bugia. Secondo me se lo troviamo ci succede qualcosa di brutto. Sai perché? Perché la bambola di Squid Game è molto cattiva e potrebbe farci scomparire per sempre dal mondo. Lo so che la bambola di Squid Game è molto pericolosa, ma io voglio trovare il suo telefono. Mi sta venendo l'ansia. Dobbiamo cercare questo telefono. Ansia! Dove si troverà mai? Telefono della bambola! Guardate qui, non c'è anima viva. Secondo me tutti sapevano della notizia e sono scappati. Trovando il telefono della bambola di Squid Game scopriremo i suoi segreti più grandi. Chissà la foto che avrà su quel telefono. Vinci, vinci, un foglio. Cosa? Perché è incastrato sottoterra? Tiralo. Ok. Vediamo cosa c'è scritto. Vi state avvicinando al telefono della bambola di Squid Game. Ci stiamo avvicinando al telefono della bambola. Ok, vinci, quindi significa che dobbiamo andare sempre di là? Sì. Ok. E scopriremo tutti i segreti della bambola di Squid Game. Cosa? Vinci. Quello è il telefono della bambola? Ah, no. Oh mio Dio, è proprio lì, è il telefono della bambola. Vinci, guarda. Avete trovato il telefono della bambola di Squid Game, complimenti. Ok. Vinci, guarda, il telefono è proprio qui e c'è la sua faccia sopra. Quella è proprio la bambola di Squid Game. E il suo telefono. Ok, adesso lo prendo. Perché ho preso la scossa? Forse ho capito. Non possiamo toccare il telefono perché guarda, vicino al telefono c'è un cerchio. E questo cerchio protegge il telefono. Questo cerchio è una protezione, adesso sì che è tutto chiaro. Ma come facciamo a prendere quel telefono? Vinci, forse c'è un messaggio qui. Per riuscire a prendere questo telefono dovete dire 3 volte voglio il telefono della bambola di Squid Game. Ok, molto semplice. Ok, adesso lo diciamo. Voglio il telefono della bambola di Squid Game. Voglio il telefono della bambola di Squid Game. Voglio il telefono della bambola di Squid Game. Adesso? Fatto. Possiamo prenderlo? Dovremmo riuscirci. Non voglio prendere la scossa. Non l'ho presa. Vinci, guarda! Abbiamo il cellulare della bambola di Squid Game! Guarda, c'è proprio la sua foto! Ok, Vinci, guarda! Come immagine del profilo c'è la sua foto! Ok, Vinci, io voglio sbloccare questo telefono, ma c'è un codice. Qual è il codice? Forse il codice è Squid Game? No, non è quello! Cosa? Cosa sono queste scosse di elettricità sul telefono? Cosa sono queste scosse sul telefono? Avete trovato il mio telefono? Bravissimi! Adesso dovete completare delle sfide. Sfide complicate. E se non le completerete, sarete eliminati dal mondo per sempre. Per sempre. Firmate il foglio per partecipare alla sfida.
Vinci. Sto sognando? Hai sentito la bambola? Ha detto che dobbiamo fare delle sfide oppure veniamo eliminati dal mondo per sempre? Eliminati dal mondo? Oh, sai cosa significa, Anto? So cosa significa. Queste sfide saranno pericolose. Molto pericolose. Vinci, lì c'è un foglio da firmare. Lo firmiamo? Oh mio Dio, dobbiamo firmare questo foglio per iniziare le sfide. Ok, firmiamo questo foglio. Io firmo. Antonio. Vai Vinci, firma. Vinci. Hai firmato? Quindi adesso significa che facciamo parte della sfida? Bravi, avete firmato il foglio. Adesso dovete sbloccare il telefono. Il codice è 1, 2, 3, stella. Oh no. Hai sentito la bambola? Ha detto che il codice di sblocco è 1, 2, 3 stella, lo dobbiamo sbloccare? Sì, Anto, ma adesso questo non è più un gioco, non voglio vedere più i segreti della bambola perché dovremo superare delle sfide. Sì, se non superiamo queste sfide, noi verremo eliminati dal mondo per sempre. Dal mondo per sempre? E questa è una cosa bruttissima, quindi adesso... Sblocco il telefono, 1, 2, 3 stella. Ok, lo sblocco. Cosa? Siamo entrati nel telefono della bambola di Squid Game. Ok, vediamo i suoi segreti dalle foto. Sì, vediamo le foto. Chissà cosa si nasconde dentro le foto. Adesso... Cosa? Vinci? Guarda, qui ci sono tutte le sue foto. E questi sono tutti i giocatori eliminati. Oh no. Diavoletti? Queste sono le persone che hanno trovato il telefono e sono state eliminate dal mondo. Oh mio Dio, quante persone hanno trovato questo telefono? E adesso... Siamo noi partecipanti, Anto e Vinci, e non si sa se verremo eliminati. Anna. Qual è la prima sfida? La prima sfida è... Ci sono tre piante, due sono velenose, una è quella giusta. Dovete scegliere la pianta giusta. Non scegliete la pianta velenosa, oppure succederà qualcosa di brutto. Qui ci sono tre piante e due sono velenose. Una è quella giusta e noi dobbiamo scegliere quella giusta. Qual è quella giusta? Vinci, io non voglio perdere perché se perdiamo le sfide verremo eliminati dal mondo per sempre come quelle persone. Hai visto? C'era la X sopra. Ok, diavoletti, qual è la pianta non velenosa? Ho paura di toccare la pianta velenosa, è molto pericoloso. Infatti, prima di toccare qualche pianta, assicuriamocene... Ok, la pianta A sembra... una pianta molto innocua. Però è un cactus, quindi ha delle spine, potrebbe essere velenosa. B è un fiorellino rosa con dei fiorellini rossi, rosa, qui non lo so. Molto carina, secondo me questa è quella giusta. No, no, non toccarla. Ok. E poi la C sembra molto pericolosa, guarda questo, sembra velenoso. Vabbè Vinci, facciamo ambarabacicicocò. Ambarabacicicocò, tre civette sul como. Ambarabacicicocò. La B? La B. Vediamo se quella giusta la tocco. Speriamo che vinciamo questa sfida. Cos'è questo suono? Vittoria. Sì. Queste due erano velenose e meno male che non le abbiamo toccate. Fanno davvero paura. Saremo svenuti per sempre, secondo me. Abbiamo scelto la pianta giusta. Vediamo qual è la seconda sfida, bambola. La seconda sfida è... Ci sono tre bracciali. Uno solo è quello giusto. Se scegliete quello sbagliato, vi succederà qualcosa di brutto. Buona fortuna. Okay, avete sentito che ci sono tre bracciali e dobbiamo indossare quello giusto, perché se indossiamo quello sbagliato ci succede qualcosa di brutto. Sono praticamente tutti e tre molto carini. Forse è questo quello arancione, perché la bambola ha un vestito arancione, quindi questo potrebbe essere quello giusto. B potrebbe essere quello che ti farà succedere qualcosa di brutto. Hai ragione. Cosa possiamo scegliere? Quale bracciale possiamo scegliere? Vinci, se scegliamo quello sbagliato ci succede qualcosa di brutto. Infatti, dobbiamo scegliere con cautela e con molta attenzione. Forse devo scegliere questo, la lettera A, il primo, perché il mio nome è Anto e l'iniziale del mio nome è la lettera A. Okay. Quindi A, lo indosso, vediamo cosa succede. Secondo me quello giusto, di sicuro. Oh, Vinci, che cos'è questo suono? Vinci, mi fa male la faccia. Ma no, cosa vuoi che su... Vinci, cosa? Mi fa male la faccia? Cosa succede? Ha delle bolle rosse. Ho delle bolle rosse in faccia? Ok, Anto, non è quello giusto? Hai ragione, non è quello giusto. Ma mi fa male tutta la faccia adesso, guarda, mi è successo qualcosa di brutto. Sono sparite? Vinci, forse quello giusto è questo, B, perché B è l'iniziale di bambola e questo è il colore arancione, il colore della bambola. Io indosso questo. Ok. Vediamo cosa succede. Vinci, l'ho indossato.
Che cos'è questo suono? Abbiamo vinto? Questo è il bracciale giusto? Questa sfida è ultima sfida. Uno di voi due deve essere eliminato. Non potete vincere entrambi. Chi mi disegna meglio vince. Dovete disegnarmi. Buona fortuna. Chi mi disegna meglio vince. Vince, hai sentito questa sfida? È molto difficile. Sai perché? Perché uno di noi due deve essere eliminato. Quindi o io non vedrò più te o tu non vedrai più me. Perché chi vincerà non sarà eliminato, chi perderà sì. Noi non potremo più vederci. No, perché questa bambola è così cattiva. Sapevo che aveva un piano in mente. Chi disegnerà meglio vincerà. Chi disegnerà peggio perderà. Ok, io inizio a disegnare la bambola. Con i capelli. Non riesco. Sto tremando. Che ne dici? Fuggiamo e buttiamo via il telefono? Tanto io perderò questa sfida, quindi non mi rivedrai mai più. No, io voglio vederti per sempre, perché io e te siamo fatti l'uno per l'altro, quindi... Ok. Dobbiamo fuggire. Non voglio fare questa sfida. Io non voglio fare questa scelta. Io non voglio essere eliminato come tutte queste persone. Tutte queste persone hanno perso la sfida. E io non voglio fare la loro fine, guarda. Ok, cosa facciamo? Vinci, dobbiamo fuggire. Abbandoniamo questa sfida. Ok, adesso... quindi adesso dobbiamo buttare via questo telefono. Via, a mare oppure in un cestino della spazzatura lontano. Così non ci troverà mai. Perché io non voglio partecipare al suo gioco. Perché uno di noi due deve essere eliminato. Ma io non voglio essere eliminato. E tu non devi essere eliminato, se no non ti vedrei più. No, assolutamente no, ma c'è un piccolo problemino, se non un grande problemone. Quale? Che noi abbiamo firmato, quindi adesso siamo costretti. Adesso butteremo via questo telefono per sempre. Guarda dove lo butto, in questo cestino della spazzatura. Sì, proprio sicuro che funzionerà? Sì. Andiamo via, fuggi! Ok. Ok, siamo tornati a casa. Sani e salvi senza il telefono della bambola. Con un bel fiatone, ma siamo sani. Cosa? Chi è che sta bussando alla porta? Non è che è la bambola di Squid Game? Stanno bussando!